Tranquilli, vado proprio. Buonasera a tutti. Da che c'è qua? Ancora, questa è la terza partitella. Io sono Alessandro Cardosa, presidente della SD Città di San Nicandro. Vi ringrazio per la vostra presenza. La vostra presenza qui questa sera è messaggio di attenzione e sensibilizzazione verso quello che è un tema molto importante per il nostro territorio, la legalità. Quindi questa mancanza di legalità che negli ultimi tempi sta mettendo a rischio quello che è il nostro territorio, dal punto di vista economico, sociale, fino a far decrescere quello che è proprio lo stato psicofisico di noi abitanti che lo viviamo. Perché si è voluta questa manifestazione organizzata da una società calcistica? Perché lo sport, unitamente a quello che può essere l'arte, la cucina, è un messaggio senza limiti, quindi è universale, e pertanto noi con questo sport vogliamo comunicare. Ciao caro. Perché precisamente proprio il calcio? Perché il calcio è uno sport di coesione, di fratellanza, di squadra, ma soprattutto di rispetto delle regole. E quindi con queste regole vanno rispettate. Quindi noi con questo triangolare vogliamo esprimere la nostra vicinanza a questi uomini dello Stato che ogni giorno lottano, anche mettendo a rischio la propria vita, per la legge, per la difesa, per la tranquillità di noi cittadini e per uniti, per essere uniti a questi uomini e gridare tutti insieme contro la criminalità. Grazie. Passo la parola all'avvocato Manduccio in qualità di presidente delle AINCLA. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti, vi rubo giusto il tempo per dei doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento, quindi grazie all'amministrazione comunale, all'SD Città di San Nicandro, all'Avers, a Peppino Giordano per l'ospitalità, al gruppo sportivo Avvocati di Foggia, a tutta la selezione delle forze dell'ordine, al grande Gianfranco Graziano che ormai è un nostro amico, partecipa alle nostre manifestazioni. Lo ringrazio per aver coinvolto veramente ospiti illustri oggi, quindi grazie a tutti. Io credo che questo sia un esempio davvero importante, quando c'è una collaborazione tra tutte le varie associazioni del territorio si possono raggiungere importanti risultati, anche avendo a disposizione poco tempo, perché i miei ringraziamenti sono doppi, perché ho dato a tutti pochissimo preavviso. Nonostante questo siete tutti qui mossi dall'intento benefico. Comunico che abbiamo già raccolto diversi pacchi alimentari che verranno consegnati alle Caritas locali, e credo che la direzione debba essere questa. In un territorio come il nostro, come diceva bene Alessandro, non voglio ripetermi, il ruolo delle associazioni è di vitale importanza, anche di supporto alle varie amministrazioni comunali, per far sì che vengano realizzati quei fini che possono essere e devono essere il soddisfacimento dei bisogni della collettività e anche la valorizzazione del nostro territorio. Quindi ancora grazie, adesso inviterei qualcuno per gli indirizzi di saluto, magari fai tu Alessandro, inviterei in rappresentanza delle forze dell'ordine il dottor Spadaro. Grazie. Anche se chiamo uno straniero di eccezione, il dottor Stella del Pubblico Ministero. E ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori, credo che sia un momento molto importante, un momento di condivisione, e la sicurezza non è un interesse, non è un bene che bisogna, diciamo,
essere raggiunto solamente dalle forze dell'ordine, ma è una cosa che ci deve riguardare tutti, solo attraverso un gioco di squadra, quindi che coinvolge ovviamente le amministrazioni, le associazioni, le famiglie e financo anche le stesse persone, rispettando le norme, rispettando quindi i principi, diciamo, fondamentali, i valori quindi fondamentali. Sono sicuro che questa provincia, che è una provincia bellissima, lo dico io che sono, non sono pugliese, sono siciliano, e sono sicuro quindi che si possono ottenere degli ottimi risultati. Sicuramente nel lungo periodo non è una cosa che si può realizzare nel breve periodo, però attraverso un gioco di squadra che coinvolge tutti, la parte buona della società, possiamo ottenere dei buoni risultati. Grazie. Grazie a lei. Adesso invito il dottor Matteo Stella, che è pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, per l'indirizzo di saluto. Grazie. Grazie, sì, sono contento di questa occasione, essere qui in rappresentanza dell'autorità giudiziaria insieme alla polizia giudiziaria, agli avvocati, per contribuire a questa, alla lotta per la legalità, che è importante, passa non soltanto per la repressione ma anche per la prevenzione, che si attua anche con iniziative del genere, perché la legalità, come lo sport, dovrebbe far parte della vita di tutti i giorni. Grazie. E adesso invito il mio caro amico l'avvocato Fabio Filograsso per un indirizzo di saluto. Grazie per l'invito, siamo onorati di questo. Io rappresento in questo caso la formazione di calcio degli avvocati e naturalmente anche il nostro Consiglio dell'Ordine. Qualità di cultori della materia legale, ci sentiamo particolarmente coinvolti in un tema come quello della legalità, perché comunque ogni giorno ci sentiamo chiamati in causa, scusate il gioco di parole che può sembrare scontato per un avvocato, ma perché comunque ogni giorno siamo chiamati a tutelare i diritti dei cittadini, non solo a difendere magari chi sbaglia, ma anche e soprattutto chi subisce dei torti, però anche chi sbaglia va aiutato in qualche modo e portato sulla retta via per non sbagliare più. Quindi il nostro ruolo quest'oggi credo sia anche in qualche modo significativo, e per questo ringrazio Giampaolo e tutti voi per averci consentito di essere qui presenti e di dare nel nostro piccolo un contributo per lanciare un messaggio, perché comunque siamo tutti inseriti nella stessa società, per quanto magari ognuno in un ambito locale diverso, però comunque facciamo parte tutti di una stessa comunità, che è quella italiana, che può essere quella europea, può essere quella mondiale, ma comunque è una comunità che deve vivere secondo i valori della fratellanza, amicizia, rispetto, che possono essere parole scontate, dette magari così di circostanza in un evento come questo, ma che invece devono essere il nostro pane quotidiano, nel nostro vissuto, in casa, per strada, in ogni circostanza, altrimenti purtroppo preverrà sempre la parte malata della nostra società, e questo invece non deve accadere. Grazie. Chiamiamo a fare una presentazione. Buonasera a tutti, mi fa particolarmente piacere questa manifestazione che viene svolta a San Nicandro Garganico. Io sono proprio di San Nicandro da qualche mese, 4 mesi, comando il gruppo di San Severo, quindi tengo anche la tenenza di San Nicandro, che è qui rappresentato per quanto riguarda la Guardia di Finanza dal capitano Montano. Ringrazio in particolar modo il dottor Stella, nel quale collaboriamo diurnamente nell'attività di contrasto alla criminalità del nostro territorio, che è piuttosto presente, e speriamo che queste iniziative siano l'avvio di ulteriori attività che possono proseguire nel territorio, diffondendo sempre più il concetto di legalità, che sembra una parola astratta tra virgolette, ma in realtà è un concetto che va assimilato, che significa far venire meno la mercà, il non curarsi di alcune situazioni, affrontarle di petto e cercare in qualche maniera di migliorare le nostre condizioni di vita, sia a San Nicandro che in tutta la provincia di Foggia. Ringrazio l'organizzatore per l'invito e porto i saluti del colonnello Di Tani, il nostro comandante provinciale, che per motivi istituzionali, altri impegni già precedentemente assunti, ma che deve essere qui, ma ci teneva particolarmente a portare il saluto da parte delle istituzioni. Un saluto di chiusura del capitano contro la criminalità locale. Grazie Alessandro.
Nulla altro da aggiungere rispetto a quanto già detto dalle istituzioni, insomma dalle autorità che mi hanno preceduto, se non un ringraziamento che ci tengo a fare a coloro i quali hanno organizzato questa bellissima iniziativa, perché ritengo che sia fondamentale per testimoniare la vicinanza e l'essere un tutt'uno fra le autorità, coloro i quali devono, hanno il compito di garantire la sicurezza sotto ogni profilo della cittadinanza, e la cittadinanza stessa che deve sentirsi tutelata e non vessata dalle autorità e da coloro i quali hanno il compito di far rispettare le regole, perché rispettando le regole si vive meglio tutti. Di conseguenza non si può che vedere, insomma, di buon occhio iniziative come queste che diciamo vanno in questo senso, perciò fanno sì che tutti quanti ci sentiamo parte di un unico corpo che va verso un'unica direzione. Grazie. Vari componenti per uno scopo comune. Vedo che è arrivato il sindaco, possiamo concludere gli interventi di saluto con il nostro sindaco, il dottor Costantino Ciavarella e anche il comandante della Polizia Municipale. Scusatemi perché sono dovuto concorrere in aiuto di un gatto che era stato chiuso in un ufficio comunale, non so, per cui niente, io do benvenuto a tutti quanti per questa manifestazione, perché quando si parla di promozione della legalità diventa un fatto importante, anche perché senza legalità non c'è democrazia e non c'è libertà. Questo è un elemento importante che dobbiamo cercare di far applicare tutti quanti. Il rispetto dei ruoli, il rispetto delle norme diventa un fatto importante perché garantisce quello che sono gli iter, tutti gli iter procedurali che possono esserci a livello amministrativo, e soprattutto la possibilità di dare uno sviluppo anche al territorio, anche perché garantire la legalità significa eguagliare il territorio a uno sviluppo, favorire quello che è la possibilità di investimento sul territorio garantito attraverso l'ordine pubblico, attraverso le forze dell'ordine, che comunque sul San Nicandro stanno facendo un lavoro eccepibile. Sono presenti sul territorio 24/24, quando l'amministrazione li chiama sono sempre disponibili e vengono in nostro aiuto quando noi lo richiediamo. Per questo io li ringrazio enormemente per il lavoro che stanno svolgendo, e devo dire che San Nicandro sta vivendo un periodo tranquillo da questo punto di vista, grazie anche alla loro presenza. Grazie a tutti voi. Chiamiamo per un saluto il dottor Bortone in qualità di comandante della polizia locale. Non voglio rubare tempo, voglio da solo dare il benvenuto a tutti quanti. Per me è solamente una gioia, un piacere, perché mi ha dato la possibilità di vedere, rivedere tanti amici con i quali collaboriamo quotidianamente, dall'autorità giudiziaria ai colleghi della Polizia di Strada, Guardia di Firenze e dei Carabinieri. E che voglio dire? In bocca al lupo e venga sempre il mio. Ciao. Adesso inizierai con l'ancolare, dopo la partita ci sarà un piccolo buffet, e tengo a precisare che non ci saranno questa sera né bindi e né vincitori, l'unica che vincerà è sempre forza la legalità. Grazie.